la riorganizzazione di Poste Italiane che prevede chiusure e ridimensionamenti di orari anche nel Parmense, i sindacati si dicono contrari e il sindaco di Berceto Lucchi lancia una proposta. È un bravo caratterista che spesso a Carnevale propone personaggi molto simili agli originali e Massimo Pesci, detto Pecchio, che ci ha dilettato quest'anno con la caricatura di Luigi Lucchi. Malgrado la giornata uggiosa, il Carnevale di Berceto non si è fermato, anzi ha fatto sfilare per le vie del paese numerosi carri e gruppi a piedi e domenica pomeriggio tocca Ghiare. Venerdì alle 16 a Berceto nella sala consiliare si terrà un incontro aperto ai cittadini per valutare la possibilità di realizzare nel capoluogo una centralina idroelettrica. La presenza del lupo in Alta Valtaro è diventata in questo ultimo anno uno degli argomenti più dibattuti in assoluto, ma già 10 anni fa il naturalista Ivo Ponzini aveva trovato numerose tracce. La rassegna dei concerti Tutta colpa della musica, organizzata a Borgotaro all'Auditorium Mosconi, prosegue domenica con l'esibizione del gruppo Pangea sulle ali del folk. Buonasera e buon martedì, ben ritrovati al telegiornale. Tra poco ci occuperemo ancora ovviamente del carnevale perché le sfilate e gli appuntamenti non sono assolutamente terminati, anzi ancora per qualche giorno parleremo di carnevale, ma questo telegiornale però lo apriamo ancora con il tema delle poste e della possibile chiusura di alcuni uffici postali o comunque di alcune riduzioni degli orari di apertura degli sportelli anche sul nostro territorio. Lo facciamo perché intanto c'è da registrare una presa di posizione del sindaco Lucchi, sindaco di Berceto, che ha lanciato un'idea a tutti gli altri sindaci, ma poi sul tema sono intervenuti anche i sindacati. In merito alla paventata chiusura di 455 sportelli di Poste Italiane e la riduzione degli orari di apertura di ben 608 uffici postali, riorganizzazione che potrebbe colpire anche il territorio della Valtaro Valceno, il primo cittadino di Berceto, Luigi Lucchi, si domanda: e se i sindaci invitassero i propri concittadini a ritirare tutti i soldi dai conti e dai libretti postali, la direzione di Poste Italiane che cosa deciderebbe? E pare proprio che sul territorio parmense Poste Italiane voglia chiudere 11 uffici e ridurne altri 3, per un totale di 14. Le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL ritengono che questa decisione vada contrastata in ogni modo possibile, studiando soluzioni alternative. Chiedono a Regione, Provincia e ai sindaci che saranno interessati da questo provvedimento di intervenire, convocando subito un tavolo di incontro con Poste Italiane. Questo servizio, dicono, rappresenta in particolare per la popolazione anziana un importante punto di riferimento per il ritiro delle pensioni e il pagamento delle bollette. Senza dimenticare che questi tagli potrebbero avvenire in particolari zone in aree marginali già fortemente penalizzate dall'assenza di altri primari servizi. Per i sindacati questo piano di Poste Italiane è sbagliato e soprattutto non tiene conto di quanto detto dall'Agicom, l'autorità del garante delle comunicazioni, che è assolutamente contrario alla chiusura degli sportelli postali in aree svantaggiate. E ora, come annunciato, parliamo di carnevale e lo facciamo da Borgotaro, dove Massimo Pesci, che è uno dei caricaturisti davvero più in gamba che conosciamo sul nostro territorio, quest'anno ha proposto un pezzo da 90, il primo cittadino di Berceto. Sindaco, ci dicono che lei vuole candidarsi a Borgotaro e conquistare Borgotaro. Ma guardi, queste qua sono voci di popolo. Io qua rappresento Berceto e tutti i miei cittadini, proprio perché lo Stato non ci tutela più. Senta, Borgotaro ha un sacco di fans, lo sa? Lo so. Soprattutto di donne. Questo qua... Sindaco, è quello che c'è sotto il sindaco, a cantiere le donne oggi. È
ambigua la cosa, però a Carnevale ci sta anche questo. Dopo presidente, dopo sindaco di Borgotaro, presidente della Repubblica. Lo prenderò come stimolo e spero di portare la vostra voce a Roma. A New York? A New York è la prossima tappa. Da quante ore ci mette per prepararsi? È quello il difficile, è proprio questo. Però dicono che ci è voluto un paio di ore per farsi la barba oggi. Direi. Ne ha parlato mia moglie. Penso di sì. Di Berceto, domenica si è tenuta purtroppo un po' funestata dalla pioggia e dal maltempo la sfilata dei carri, però il divertimento non è stato assolutamente intaccato. Giornata uggiosa non ha fermato la sfilata dei carri allegorici a Berceto. Nel pomeriggio di domenica hanno fatto la loro comparsa per le strade del paese Peter Pan e i suoi amici, gli dei dell'Olimpo, il carro dell'Avis con i globuli rossi e bianchi al seguito, i pompieri, l'Apecar con gli orsacchiotti. Ma soprattutto è arrivato da oltreoceano, tra lo stupore generale, l'elicottero presidenziale con Barack Obama a bordo, naturalmente super protetto da militari americani. E dopo alcuni giri nel paese dove hanno ricevuto gli applausi della gente presente, sia le maschere motorizzate che quelle a piedi si sono soffermate in piazza San Moderanno per ballare insieme in un clima di euforia, mentre la Proloco, organizzatrice dell'evento, offriva ai presenti chiacchiere, dolci, cioccolata, vin brûlé e altre bevande. Soddisfatti gli organizzatori che hanno commentato così il pomeriggio. Anche se il tempo non prometteva bene, abbiamo deciso di non rimandare e abbiamo fatto bene. Le persone di fuori che sono venute ci hanno detto che si sono davvero divertite. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, ma un grazie speciale va alla famiglia Russo. Ma il carnevale bercetese non finisce qui. Il prossimo appuntamento mascherato è per questa domenica a Ghiare. Rimaniamo a Berceto, dove l'amministrazione comunale invita gli interessati per questo venerdì alle ore 16 nella sala del consiglio del comune per valutare insieme la possibilità di realizzare nel capoluogo una centralina idroelettrica. Saranno presenti alcuni responsabili della Cassa di Risparmio, Marco Rocchetta, e la direttrice dell'Agenzia di Berceto, Patrizia Barbaglia, oltre all'architetto Emanuele Mazzadi, che è esperto del progetto. Considerando che l'incontro è pubblico, l'amministrazione estende l'invito a chiunque possa essere interessato.